parliamo del lavoro, perché a quanto pare il lavoro è molto importante, determinante. C'è questo strano meccanismo sociale che si chiama economia, che ci vincola tutti con dobbiamo avere il denaro, per avere il denaro dobbiamo avere il lavoro non si trova, il lavoro non ci piace. Ecco, proprio questo è il punto che voglio affrontare adesso. Il lavoro non ci piace. Passiamo dallo stress alla soddisfazione. Direi che questa è la cosa più importante e più urgente che dobbiamo fare a proposito del lavoro. Non occorre scomodare le statistiche, che peraltro lo confermano. Lo stress al lavoro spegne e uccide l'entusiasmo. Basta che pensi alla tua esperienza con il lavoro, basta che parli con i tuoi amici, basta che prendi un mezzo pubblico nell'ora di punta e vedi tutte queste persone che si recano al lavoro o che tornano dal lavoro che hanno un'aria molto depressa, molto stressata, sono molto nervosi. Evidentemente il lavoro non è adatto alla vita umana, non questo tipo di lavoro, non questo tipo di vincolo economico. Lo stress al lavoro costa più delle malattie e amareggia dentro e fuori l'ambiente di lavoro. Costa più delle malattie perché quando uno è malato se ne sta a casa e quindi la sua malattia è là, a casa, c'è un medico che lo cura. Invece lo stress al lavoro è malessere che viene portato in giro. Tutti quei musi lunghi che vedi sui mezzi pubblici, tutti quei litigi che accadono nel mondo del lavoro, tutto lo stress e tutta l'amarezza che viene generato da questo disequilibrio è un problema dentro l'ambiente di lavoro, questo è evidente, ma anche fuori per il tipo di servizio che viene offerto alla società. Se il lavoro ti stressa, il segnale è chiaro: non stai facendo il lavoro adatto a te. Io direi di trovare subito la soluzione dal tuo punto di vista. Ognuno di noi deve farsi responsabile delle soluzioni per vivere meglio e in questo modo ognuno di noi presenta al mondo qualcuno che sta meglio, cioè se stesso, un se stesso rinnovato. Quindi se il lavoro ti stressa, devi assolutamente prendere in considerazione e risolvere questo argomento. Vediamo di capire perché scegliamo lavori non adatti a noi. Questa è la domanda fondamentale. Prima di passare alle soluzioni, domandiamoci perché ci siamo cacciati in questo problema. Secondo me sono quattro le principali cause per cui scegliamo lavori non adatti a noi. Innanzitutto perché dobbiamo renderne conto agli altri. Cosa significa? Significa che abbiamo dei genitori, abbiamo un partner, abbiamo degli amici e quindi quando entriamo nel mondo del lavoro o quando manteniamo un lavoro, vogliamo apparire ad un certo livello, per cui alcuni lavori vengono esclusi automaticamente perché ci sembrano troppo poveri, troppo banali, non sono adatti a noi. Cosa penserebbe mio papà se facessi quella cosa? Cosa direbbe la mia ragazza? Cosa penserebbe mio marito? Riderebbero i miei amici se io facessi quella cosa? Per cui siamo molto preoccupati di cosa direbbero gli altri, quindi dobbiamo rendere conto agli altri. Questo è uno dei primi problemi. La seconda ragione per cui scegliamo lavori non adatti a noi è il fatto che abbiamo un titolo di studio vincolante. Ci siamo laureati e quindi non possiamo dire tutti quegli anni spesi non servono a niente. No, abbiamo fatto un percorso di studi, lo valorizziamo, ogni volta che scriviamo il curriculum diciamo io ho studiato quella cosa là e quindi ci sentiamo vincolati al titolo di studio. Sembra che abbiamo studiato una volta per tutte quando eravamo bambini, ragazzini, adolescenti, magari ventenni se siamo arrivati all'università, e dimentichiamo che non avevamo in testa come prima preoccupazione principale l'ingresso nel mondo del lavoro a quell'età. Però adesso siamo vincolati, sembra che quando eravamo bambini noi avevamo già la vocazione per il lavoro e quindi quel titolo di studio che andiamo a ripetere su ogni curriculum per noi è veramente la bandiera con cui ci presentiamo e dobbiamo essere fedeli a quel titolo di studio. Un altro motivo è perché prendiamo il primo lavoro che capita. Quindi, nonostante tutte le preoccupazioni di piacere a genitori, fidanzate, amici, nonostante il titolo di studio, dopo qualche mese o qualche anno in cui non riusciamo a trovare il lavoro, ci adattiamo e prendiamo il primo lavoro che capita. Lo spieghiamo con la crisi nel mondo del lavoro, diciamo che alla fine la nostra laurea, il nostro titolo di studio non è stato così magico come ci aspettavamo e insomma abbiamo bisogno di lavorare, prendiamo il primo lavoro che capita.
La quarta ragione riassume tutto questo in un modo molto semplice dal mio punto di vista di life coach, cioè di allenatore per la vita. Ossia, scegliamo i lavori non adatti a noi perché non abbiamo un piano per vivere. E questo riassume tutto. Se tu non hai un piano, se tu non hai una strategia, se non sai esattamente chi sei e che cosa vuoi fare, perché vuoi farlo e come vuoi farlo, allora sarai in balia di quello che dicono gli altri, delle occasioni. Ti sembrerà che ci sono momenti di fortuna e così giustifichi la tua esistenza con una serie di chiacchiere. In realtà non hai un piano per vivere. Vediamo ora di risolvere, almeno ti do un'indicazione a grandi linee che ti permetta di risolvere la situazione in modo che tu possa passare dallo stress alla soddisfazione. Esistono diversi modi per trovare il lavoro adatto a noi. Cerchiamolo attivamente e se occorre, creiamolo da zero. Sì, il lavoro si può creare, anzi, secondo me andrebbe sempre creato. Pensare che possa esistere la macchina del mercato del lavoro che produce posti di lavoro è un'ingenuità piuttosto deprimente, piuttosto sinistra, ti dico la verità. Pensare che ci sia questo gigantesco ingranaggio da cui ogni tanto vengono espulsi i pensionati, così si creano dei posti vuoti che bisogna riempire e tutta la macchina burocratica ha previsto che tu esci dalla culla, entri nella scuola, esci dalla scuola, entri nell'ingranaggio, esci dall'ingranaggio, vabbè, lasciamo perdere. Io ti consiglio di creare attivamente il tuo lavoro o perlomeno di cercarlo attivamente. Ti propongo un esercizio in tre semplici fasi per capire i 5 o 10 talenti nascosti che tu possiedi e su cui potresti costruire il lavoro adatto a te. Esatto, adatto a te. Costruisci il lavoro che serve a te. Non accontentarti di trovare quello che la macchina del lavoro ti produce, non aspettare che un pensionato si ritiri per poter prendere il suo posto. Porta la tua attenzione sui tuoi talenti. Magari mi dici che non hai talenti, mi dici che non sai come spenderti nel mondo del lavoro perché ti hanno spiegato i giornali che non esiste il lavoro, che il prodotto interno lordo e tutte quelle parole strane che non servono a niente. Guarda, fai questo esercizio, tre semplici fasi, vediamo subito come funziona. Fase numero 1. Elenca le situazioni in cui sei stato veramente bene. Vacanze. Feste, giochi, hobby, sport, volontariato, tutto quello che ti è piaciuto davvero tanto. Incomincia a guardare la vita dal punto di vista del sorriso, dal punto di vista delle cose che funzionano. Non importa quante volte sei stato in vacanza, non importa quanto è durato il piacere, sicuramente ci sono delle cose che hai fatto che ti sono piaciute. E non è detto che sia soltanto un passatempo, magari hai fatto del volontariato o magari hai fatto delle attività socialmente utili. L'importante è che tu elenchi le situazioni in cui sei stato veramente bene. Naturalmente fallo per iscritto questo esercizio, come tutti gli esercizi che io ti propongo. Passiamo alla fase 2. Scopri le abilità che hai usato in quelle attività, gli argomenti trattati, i modelli organizzativi. Le mete per cui ti sei impegnato. Ora che tu hai elencato nella fase 1 le situazioni in cui sei stato bene, analizza che cosa facevi esattamente, cioè quali abilità hai usato per fare quelle cose, per partecipare a quelle feste, per goderti quelle vacanze, per fornire il tuo servizio come volontario. Quali erano gli argomenti trattati, cioè di che cosa ti occupavi? Ti occupavi di persone? Ti occupavi di oggetti? Ti occupavi di creazione, di conservazione, di pulizia, di riordino? Quali erano i modelli organizzativi? Avevi degli orari fissi? Eri in una squadra? Eri autonomo? Fino a che punto? E per quali mete ti sei impegnato? Qual era la prospettiva? Che cosa c'era davanti a te che ti attirava e non ti faceva pesare la fatica, lo spostamento, le stagioni, la temperatura, tutti i piccoli contrattempi? Nella fase 2 devi capire i pezzi che compongono le attività che ti sono piaciute. E infine, da ultimo, la fase 3. Riassumi ciò che ti piace fare. Quello è il profilo del lavoro adatto a te. Finalmente adesso
Hai un identikit, hai una mappa che dice esattamente quali sono le tue abilità, esattamente come le hai applicate, e lì quelle sono le caratteristiche scritte nero su bianco che dicono esattamente il profilo del lavoro adatto a te. Lascia stare il tuo curriculum che hai conquistato dopo anni di studio, certo, però ti stressa, il lavoro che hai adesso ti stressa. Quel curriculum non si spende nel mondo del lavoro, lascialo stare. Adesso hai un profilo del lavoro adatto a te, prendilo in considerazione. E adesso che l'hai preparato, che cosa fai? Cerca subito lavoro nei settori in cui ti senti bene. Se occorre, addestrati. Se il lavoro che cerchi non esiste, crealo tu. Ecco che cosa fai. Quando tu hai il profilo, quando sai esattamente che cosa ti piace fare, se hai scoperto che ti piace il volontariato, se hai scoperto che ti piace il suonare, se hai scoperto che del suonare ti piace la registrazione e magari vuoi diventare un tecnico del suono, ecco, quello è il settore in cui ti senti bene. Non importa se hai un altro titolo di studio, non importa se non sei preparato, se occorre ti addestri. Non è detto che domani mattina trovi un nuovo lavoro. Se ti serve un titolo di studio, lo prendi, ma hai una meta. Hai una motivazione, quindi non andrai più in giro come uno zombie triste. Da qui a un anno, a 2 anni, avrai quel nuovo pezzo di addestramento che ti permette di essere, ad esempio, un tecnico del suono, oppure un infermiere, o un insegnante, oppure un imbianchino, perché hai scoperto che ti piace il fai da te e ti piace soprattutto dipingere, ti piace usare i pennelli. E se hai scoperto che le cose che ti piacciono sono veramente originali, potrebbero avere un mercato, ma ancora non esiste una professione, un biglietto da visita per indicare esattamente quell'attività, allora crea tu quell'attività. Questa è la cosa migliore che puoi fare, secondo me, cioè dare una precisissima identità alle tue aspettative a proposito del lavoro. Come vedi, ci sono delle soluzioni. In 3 fasi hai identificato il tuo profilo. E così riesci a passare dallo stress alla soddisfazione per quanto riguarda la tua posizione nel mondo del lavoro.